Buongiorno a tutti e benvenuti sul canale Tutti a Tavola con Laura. Oggi video veloce ma ricco di spunti. Infatti vi do un'idea economica ma altrettanto carina per un semplice pensierino da regalare a Natale. Prepariamo assieme un ottimo sale aromatizzato alle erbe e spezie per condire quello che più ci piace. Rimanete con me fino alla fine del video perché vi farò vedere come lo utilizzeremo. Poi nei commenti mettetemi i vostri suggerimenti. Pochissimi sono gli ingredienti, infatti ci servirà un chilo di sale grosso, delle spezie a nostro piacere, io ho preso il pepe, la paprika dolce, lo zenzero e la curcuma, e poi io ho le erbe del mio giardino, la salvia, il rosmarino, la menta, il timo, il prezzemolo, il basilico, tutto quello che ci piace possiamo utilizzarlo nel nostro sale. Partiamo con la preparazione e vi ricordo che gli ingredienti li trovate comunque sotto la descrizione del video. Allora, un po' di pepe, un po' di paprika. In questo modo il sale assorbe i profumi, gli odori delle spezie, delle nostre erbe e poi le rilascia in cottura. Un po' di curcuma, un po' di zenzero e poi mettiamo quelle che più ci piacciono. Io metto un paio di chiodi di garofano, non tanti perché questi sono belli saporiti. Un po' di erba salvia, origano, un paio di palline di ginepro, un po' di spezie piccantine che ci stanno proprio bene, abbondiamo un po' qua. E qui c'è erba cipollina e ancora un po' di piccantino. La nostra preparazione è praticamente pronta, gli diamo una bella massaggiata. E la lasciamo insaporire per qualche minuto. Questo è il sale che abbiamo ottenuto con le nostre spezie e le nostre erbette. Adesso non ci resta che creare le nostre confezioni. Eccole qua le mie confezioni, vi piacciono? E con il sale che ho avanzato io vado a condire anche delle patate che ho già sbucciato e tagliato e adesso le metto in forno a 200 gradi per 30 minuti. In alternativa possiamo aggiungerle ad un arrosto, a un semplice sugo di pomodoro per condire la pasta. Ricordatevi, se non lo avete ancora fatto, di iscrivervi al mio canale e se il video e la ricetta vi sono piaciuti, mettete mi piace. E adesso, tutti a tavola con Laura!